Turci, buon pomeriggio. Pomeriggio. Mi fate agitare. L'ho Va già bene. fatta agitare da subito. Sì, no. Un po' così. Va bene, va bene. Ma Facciamo un passetto soprattutto perché indietro. Aspetta, 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 perché c'è lo vedo assassino. che... È comprensibile, Eh già. no? Un po' così. Magari mentre aspetto un attimo possiamo spiegare a chi ci ascolta la No, differenza fra no, mi colposo, sono già doloso ripreso. e Che prevenite? Mi sono già preterintenzionale. ripreso, onorevole. Non c'è problema perché sono quasi 10 anni. Lei consideri che sui miei impianti, è chiaro che il Signore mi ama perché io poi ho avuto altri 12 eventi, tra furti, rapini, danneggiamenti, l'ultimo 3 giorni fa. Quindi io chiaramente non Ha posso. avuto Le più di me. dico una cosa di più. Sono andato in garage, pistola in testa, dov'è la macchina di Balducci? Si sono rubati degli ignoti, la mia Audi. E le chiavi della macchina del mio avvocato. Allora, è successo Ma questo comunque, torniamo a questo. per dire, per cui io so che essendoci il fato, nel senso che io sono un uomo molto fortunato, perché sono vivo, perché sto bene economicamente, perché ho 2 splendidi figli, quindi va bene così. Certo, il futuro della mia vita deve essere su questo, cioè perché queste cose non accadano, perché io ho avuto il processo più veloce del West, cioè è durato primo, secondo e terzo grado meno di 4 anni. Cioè lei sta dicendo che è colpa dei giudici questo No, no, processo? no, a parte che non potrei dirlo a lei, perché lei è un ex magistrato, quindi se fossi masochista glielo direi, guarderei qualcun altro Però probabilmente. c'è stato un Però processo c'è veloce, questo, come cioè noi voglio ci dire. augureremmo che fossero tutti i Tutti, processi, no? dottoressa, Quello ci io mi chiedo augureremmo. una cosa, perché poi esiste il tema, la riforma dell'articolo 52 sulla legittima difesa, però è veramente un terno al lotto, a volte, perché io sono convinto che se mi avesse Questo sì. giudicato lei, forse io sarei stato assolto, perché l'ho sentita migliaia di volte nelle trasmissioni, quindi immagino. Ma scrivere nella stessa sentenza, in primo grado io ho preso omicidio volontario, ci ho preso un bel po' di anni. Poi è diventato invece omicidio Preterintenzionale. Ma scrivere preterintenzionale. nella stessa sentenza, me lo consenta, che io sono stato troppo veloce, quindi non c'è stata la tentata rapina. E condannare nella stessa sentenza il rapinatore superstite per tentata rapina, allora io dico, vabbè, poi avevo fatto l'abbreviato, quindi voglio dire, non ho preso 20 anni, 21 anni, ne ho presi solo 11, per Non così va dire. Quindi, bene, non va però bene, poi io non va sono bene. rimasto, l'ordinamento sopperisce. Perché poi c'è stato un secondo grado, la cosa più mite. Credo che i giudici non mi abbiano creduto. Cioè, Quanto si è preso lei? 3 anni e 8 mesi ho fatto in carcere. Perché non so con chi ne parlavo prima. Cioè, se tu sei un galeotto e stai in carcere e ti mancano per mafia, ti mancano quattro No, per anni, per mafia no. dire no, per mafia no, io non Sì, per sono. reati, Per reati, diciamo, ti meno male che non lo mancano capisci. un'ora. Vuol dire che non è mafioso. No, vai, appunto. vieni liberato se ti mancano 4 anni. Se tu sei incensurato, come ero io. Hai una condanna minore, io ho Definitivo. preso 3 anni e 8 mesi, tu vai in carcere, perché si Definitivo. applica sui 3 anni. Cioè, che è Allora, una aspetti, follia. aspetti solo un Quando attimo, io so. Balducci, che proviamo a mettere in fila un po' di cose. No, qui chiedo l'aiuto di Ecco, Pietro. perché io credo che dobbiamo spiegare, però. C'è un evento. Abbiamo visto le immagini, le abbiamo viste molte volte, le abbiamo... Tra l'altro chiederei alla regia se possiamo di mostrarle ancora. Lì c'è un evento. Balducci stava a casa sua, nella sua pompa di benzina, e arrivano questi due, arrivano con questa pistola che loro sostengono essere giocattolo e che come No, tale è era stata... giocattolo Hanno questo. trovato una pistola dopo 4 giorni. Dopo 4 giorni è stata trovata una pistola Io giocattolo e il Balducci dice: finanziere, io non lo so se era dottore, io quella il lì. finanziere a cui avevano fatto l'altra rapina, l'abbiamo vista Inox. È stata trovata una pistola nera dopo 4 giorni. Vabbè, Vabbè, andiamo nel merito. Però, Io credo, ferma un il attimo. tema è Non che cambia. lui è lì nel suo distributore di benzina, il gioielliere è nel suo negozio, arriva qualcuno, ti punta un'arma contro, tu reagisci. 3 anni e 8 mesi. Andiamo con ordine, Prego. andiamo con ordine. Io credo che chi ci ascolta, prima cosa deve capire, ma di che omicidi stiamo parlando? Sì. Però voglio fare una premessa. Il Di Pietro PM, io ho sempre utilizzato questo sistema perché in realtà la norma sulla legittima difesa è una norma che va interpretata. Il problema è, lo interpreti in modo asettico stando seduto sulla sedia o O stando ti lì con la metti pistola di fronte? Io ho sempre interpretato nei questo. panni della Io persona che personalmente ha la pistola. rispetto tutti quei colleghi che dicono, posto che potrebbe essere anche che è andato oltre o l'ha fatto volontariamente perché sapeva che andava con la moglie o perché così, eccola, io comunque ti faccio la visita di garanzia. Io personalmente ho sempre un altro sistema.
Intanto penso che l'hai fatto per difenderti. Se provo il contrario ti faccio la vicegerenza, se non te lo banco faccio. Devo dire la verità, io ho fatto sempre così. Perché quella norma è una norma che è interpretativa. Quindi a mio avviso non c'è manco bisogno della norma di modificare la legge. E se sì. La vogliamo modificare la legge, proprio per evitare che i giudici... io ho fatto il commissario... Cioè, quella discrezionalità... Io personalmente la vedo così, perché ho fatto il commissario, ho fatto il marciapiede. Il collega che ha fatto il tavolino probabilmente legge la norma in quel modo. Detto questo, a chi ci ascolta va detto, gli omicidi sono di tre tipi. Doloso, t'ammazzo, ti voglio ammazzare. Colposo, mannaggia la miseria, mi è scappato il freno. Preterintenzionale, ti voglio fermare, ma non è che ti volevo ammazzare, mannaggia la miseria, ma sono andato oltre quello che volevo pensare, oltre la mia intenzione, però ti volevo fermare. A lui, in primo grado, addirittura gli hanno detto, volontario. Guarda che quello stava scoppando, non c'era niente, tu l'hai sparato. Secondo grado dice, ma però pensavo che... Ecco, il concetto di fondo è sempre questo, i processi vanno capiti di volta in volta, però quel che vorrei, e lo dico da ex magistrato, provate a mettervi nei panni di uno che ti arriva un incaso. E mica è facile, no, dottore, è quello ma è che sostiene la Lega, no? Cioè il tema della Lega è la difesa la sempre io possibile. No, semplicemente Lega. Mi sposto per chiedere l'opinione. Tutti. No, va bene. Spesso no, perché la legge non è stata modificata, ecco, in questo ma io senso. Io ho già parlato di magistrati sul tavolino. Per me, sì, sì, no, ma per me è una cosa veramente fuori dal mondo che ci sia una persona che palesemente mi sembra, insomma, si difende da qualcuno che ora vedere su una pistola vera, falsa, una può aver vista. Non è che tu sul momento dici scusate, avete la pistola puntata, state per sparare a un altro, perché poi dopo all'inizio puntano la pistola, per cui lui ha difeso un altro tecnicamente. Bisogna cioè che uno si carte, trovi, ripeto, però che uno si debba trovare a dare delle spiegazioni per questo è una assurdità. E è un'assurdità che uno, almeno quello che guidava la moto, se ho capito bene, era un rapinatore. Che un rapinatore sia fuori, perché bisogna anche dire che i rapinatori, borseggiatori, persone che per fanno i furti, fino a 4 anni rimangono fuori.